Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, Galeazzo Bignami, arrivo a lei mostrandole questa mappa. È una mappa che è stata diffusa da Eurostat a corredo di quel dato terribile della crescita del più 9,8% su luglio. Fa vedere come in realtà il fenomeno è diffuso in tutto il vecchio continente e nei paesi colorati più scuri raggiunge addirittura dei tassi oltre il 20%. Fratelli d'Italia, arrivata al governo, avrà il coraggio di andare in Europa e reclamare anche interventi poderosi sull'IVA che, come ci diceva poco fa Carlo Cambi, in questo momento non sono consentiti ai singoli stati? Ma intanto mi permetta di evidenziare come la premessa che lei ha riferito non sia proprio corretta. Fratelli d'Italia lo scorso anno, tra l'altro proprio ospite della vostra emittente, evidenziò come si affacciava un problema significativo sul rincaro dei prezzi, era settembre lo scorso anno, e ancor più sui prezzi di natura energetica, tanto che infatti quando il governo dei migliori a ottobre 2021 presentò nella nota aggiornamento al DEF un prospetto di crescita dell'IVA all'1,7%, lo trovate su documenti del ministro Franco e del presidente Draghi, noi dicemmo che era una previsione non ottimistica ma sbagliata. E anche il ministro Cingolani, che profetizzava a novembre la riapertura l'apertura del Nord Stream 2, dicemmo che non era plausibile, non era ottimismo, era un errore. Sempre ospite delle vostre trasmissioni, dicemmo anche che l'inflazione che già a dicembre iniziava a crescere era un'inflazione non dovuta dai costi energetici, ma delle materie prime e dalla logistica. Questo per dire cosa? Che in realtà Fratelli d'Italia già da settembre scorso propone sia soluzioni di breve e medio termine che di lungo termine. Su breve e medio termine proponevamo la riapertura delle estrazioni del gas nazionale, che se avessimo fatto un anno fa, oggi sarebbero attive. Le revisioni del meccanismo e del sistema di prezzamento dell'energia elettrica, che non sono stati toccati. L'approvvigionamento, riconosciamo che il ministro Cingolani in effetti ha diversificato le fonti di approvvigionamento, anche se oggi noi abbiamo ancora una dipendenza purtroppo dalla Russia significativa. Sull'inflazione, analogamente, ricordiamoci che anche chi cerca di collegarlo alla guerra commette un errore per non voler pensare che sia malafede, perché a febbraio l'inflazione, fine febbraio, era 5,8. Certo. Oggi sfioriamo il 9%. Lei sta dicendo fummo profeti nel deserto. Era il deserto dell'essere all'opposizione. Oggi che vi candidate ad essere forza di governo contro il caro dell'inflazione, questo, che cosa intendete fare? Un intervento sull'IVA? Questa è la premessa, perché mi permetta, questa è la premessa, perché sennò c'è manca un passaggio. Noi sull'IVA crediamo che prima sia importante agire a livello nazionale, perché in Europa si può chiederne a misura in cui hai fatto quello che dovevi all'interno, e noi crediamo che sia necessario andare ad agire su una misura che è molto più equa anche rispetto a quello che mi ha detto prima, ovvero il taglio del cuneo fiscale. Oggi il cuneo fiscale, sia nella parte previdenziale che quella contributiva, costa 180 miliardi. Noi riteniamo che, così come dice Confindustria, si possano recuperare 18 miliardi, basti pensare che il taglio dell'IVA di cui parlate è stato stimato dal MEF a 7 miliardi e il reddito di cittadinanza, che per noi dovrebbe essere la misura da cui attingere, non totalmente, ma in buona parte, le risorse per il taglio del cuneo fiscale comporrebbero le risorse sufficienti per lasciare 2/3 di queste somme ai lavoratori, quindi più soldi in tasca difendendo il potere d'acquisto, difendendo le famiglie dal carovita, e 1/3 alle aziende che si possono, se vogliono, abbiamo davanti un pezzo di forze politiche che insistono per la riduzione.